Rappers get ignored, me, I'm who they checking for. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, video in collaborazione con il gruppo di Facebook Passion YouTube, capitanate da Sara del canale Il Mondo di Sara e dalla mia amica Mary del canale Makeup per Passione Channel. Comunque, come al solito, sotto nell'info box lascerò il link diretto del gruppo di Facebook e di tutte le ragazze che partecipano a questa collaborazione. Mi raccomando, andate a vedere anche i video delle altre ragazze e in pratica questa... come ogni mese con loro si fa il video sui preferiti del periodo, quindi adesso inizio subito con la carrellata dei miei prodotti preferiti del periodo e sono un po' misti accessori, make up per la cura del corpo e viso, quindi iniziamo subito. Allora, per quanto riguarda gli accessori, non potevo non mettere questi che ho acquistato su AliExpress e in pratica sono delle lunette, come vedete ci sono tre dimensioni, una la indosso oggi, e si applicano appunto sulla testa per fare questo effetto bombato e alle acconciature, insomma, per sistemare i capelli, e trovo che sono carinissime d'estate per salvare un po' i capelli, le acconciature tra virgolette, perché ho messo quella e ho tirato su il bollettone perché fa troppo caldo, però sono davvero carinissime, quindi mi piacciono da morire. Poi sempre da AliExpress ho preso gli anellini, questi qua per le falangette, che sono carinissimi, era un 7 da 10, e alcuni li ho regalati a mia sorella, poi altri ce l'ho di là perché ovviamente non è che li metto tutti, però sono troppo carini per l'estate, si può giocare anche con l'abbronzatura, stanno molto bene, quindi non potevo mettere anche loro, carinissimi. Il set pagato 2,10 euro, come dicevo sono 10 anellini da falangette, troppo troppo carini, cioè tipo questo mi piace da morire, che ha la mezzaluna e la pietrina, cioè carinissimi veramente. Se mi ricordo, sotto nell'info box metterò anche i link per questi. Altro accessorio, questa l'ho comprata in Sicilia, ma la vendono un po' su tutte le spiagge, anche i cinesi, e sono le fasce per i capelli con i fiorellini, però siano carinissime, anche applicate in testa con i capelli un po' mossi. Avevo pubblicato anche una foto su Instagram dove la indossavo che stavo al mare, e sono davvero carinissime e belle, insomma, da portare anche con i capelli un po' selvaggi, quindi ci salvano un po' anche la situazione durante l'estate. Poi per il corpo mi sta piacendo da morire, infatti come potete vedere, anzi sta piacendo a tutta la famiglia, è rimasto davvero poco, è il dopo sole della Chanel con aloe vera, e è davvero buonissimo, perché avendo l'aloe vera è proprio in gel, e quindi quando la vai a applicare dopo l'esposizione al sole senti proprio una sensazione di freschezza e va a lenire la pelle e ti dà proprio questa sensazione piacevole addosso che dopo il sole ci vuole proprio, quindi è davvero buonissimo, ve lo consiglio. Mi sembra costa sui 2,99 euro al Lidl, quindi anche poco il prezzo, e noi ce ne siamo proprio innamorati, infatti adesso lo vogliamo ricomprare perché è davvero ottimo. E un altro prodotto della Chanel che sto utilizzando in questo periodo perché è fatto davvero troppo caldo, lo sapete anche voi perché è così in tutta Italia, e quindi siccome le creme sono un po' troppo pesanti in questo periodo, sto utilizzando questo che era della Summer Limited Edition, era il Tropical Summer Spray on Body Lotion, e sempre con aloe vera, questo qui, a parte che è comodissimo perché ha la sicura qui per i bambini e anche per mantenere l'integrità del prodotto, e trovo che sia davvero comodissimo. Ma poi si assorbe davvero in fretta, è in mousse, faccio vedere, si assorbe in frettissima, non lascia la pelle unta, ma anzi ti dà una sensazione di freschezza, non è pesante sulla pelle e quindi è perfetto anche in questi giorni di caldo torrido proprio, quindi è davvero ottimo. E al mio Lidl ancora si trovano, però era, essendo una edizione limitata, poi solitamente queste cose al Lidl finiscono in un lampo, però se magari vi capita di trovarlo vi consiglio di prenderlo perché sono davvero buoni. Poi sempre per il corpo, anche questa crema mi piace da morire, ha un profumo veramente molto persistente, soltanto che è un po' pesante, infatti adesso ho smesso di utilizzarla in questi giorni perché fa davvero troppo calda,
perché fa davvero troppo caldo, per la stessa ragione di prima, insomma, però è davvero molto buona. Questa è della Rodi, e è una crema corpo alle rose nere con fragranza Black Rose, e è davvero buonissima questa crema, e è anche abbastanza grande perché ha un 250 ml con dosatore come piace a me, quindi è davvero ottima, ma ha un profumo pazzesco. Questa l'ho trovata nella My Beauty Box di luglio e me ne sono innamorata, è davvero buonissima, però peccato che per ora non posso utilizzarla perché fa davvero troppo caldo. Come la applico, il mio corpo dopo suda e la rimbutta fuori, quindi è davvero troppo per ora, ma sicuramente da settembre in poi ricomincerò a usarla perché è davvero un profumo favoloso e super super persistente, quindi anche dopo averla applicata si sente sulla pelle, quindi mi piace davvero tantissimo. Poi, altro prodotto per il corpo che sto amando alla follia è questo, che mi ha raccontato mio marito e mio figlio giocano, che è appunto il Talasso Scrub Corpo dei fiori di magnolia, acquistato all'Eurospin sotto consiglio di Mary, grazie tesoro, veramente mi sono innamorata. Infatti lo sto utilizzando tantissimo, da quando l'ho preso lo faccio una o due volte a settimana. Lo sto adesso alternando anche ad altri talassi che ho preso per provarli, comunque è davvero molto molto buono, quindi mi sembra costa sui 3,50 euro, li vale tutti perché ha anche 600 grammi di prodotto, quindi dura parecchio, e me ne sono innamorata alla follia. Poi ho messo questo olio d'argan del Marocco, buonissimo veramente, e questo l'avevo avuto con una collaborazione, si trova su Amazon comunque, e è Simon & Tom, hanno anche un sito, sono un'azienda spagnola, e questo olio è una bomba, cioè mio marito è allergico al nickel, gli era venuto uno sfogo sulle gambe dovuto al nickel, non so come cavolo, perché lui è da contatto con questo prodotto, ho applicato questo prodotto, in due giorni è sparito tutto, cioè, veramente meravigliosa, quindi ve lo consiglio, lo uso anche con Nicolas, magari se si fa male, se si arrossa un po' la pelle per qualsiasi motivo, perché anche lui ha la pelle molto delicata come il papà, lo uso e è una bomba, veramente buonissimo, quindi vi consiglio di provarlo perché è davvero ottimo. Poi è 100 ml di prodotto, noi lo stiamo utilizzando davvero tantissimo, lo applico ogni tanto anche sui capelli, però ancora ce n'è parecchio perché ne basta davvero pochissimo, buono 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 veramente. Un altro olio per i capelli che me ne sono innamorata letteralmente è della Dixon, è olio incantevole magia per capelli colorati e trattati a base di estratti benefici e di olio di Pracaxi, che non so cosa sia, però vi assicuro che è davvero ottimo. Questo l'ho comprato in Sicilia quando stavo al mare, e perché non avevo portato l'olio per capelli e quindi l'ho preso lì, 6,25 euro, l'ho pagato intorno a quella cifra, ma è una bomba, veramente leggero sui capelli e mi lascia morbidissimi. L'ho utilizzato sia al mare che dopo la doccia, è davvero ottimo. Io ho i capelli grassi, non li appesantisce, però li lascia belli lucidi, toglie l'effetto crespo e ha un gradevole profumo, quindi è davvero un olio buonissimo. Quindi se lo trovate, io spero di trovarlo, ma penso di sì, perché comunque la Dixon si trova ormai ovunque, è davvero un prodotto davvero molto 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 buono, che me ne sono innamorata. Poi sempre per i capelli ho preso il nuovo Pantene balsamo in mousse sotto la doccia della linea Rigenera e Proteggi, e è favoloso. In pratica questo balsamo in mousse è stato studiato appositamente per chi ha i capelli grassi, perché è davvero molto molto leggero e quindi va a nutrire i capelli e ha sempre gli stessi effetti della linea Rigenera e Proteggi, quindi va a proteggere e a rigenerare la fibra capillare, ma in modo molto leggero, senza appesantire i capelli, appunto perché è stato studiato per chi ha come me i capelli grassi. Si applica da sotto la doccia, basta agitare la bomboletta, erogare una o due noci di mousse a seconda della lunghezza dei capelli, poi andarla ad applicare dalla radice alle punte e lasciarlo agire, ma sì, non dice quanto, perché comunque io faccio come tutti i balsami, no? Me lo applico in testa, poi mi vado a lavare addosso e dopodiché, che mi sono risciacquata, vado a togliere anche la mousse, ma
non trovate nulla in testa quando andate a sciacquare, perché è davvero leggerissima. I capelli assorbono completamente la mousse e quindi il risciacquo è davvero semplicissimo e lascia i capelli molto morbidi, si districano facilmente ma sono comunque leggeri, a differenza magari di quando si utilizza un balsamo o una maschera per capelli, e quindi chi ha i capelli grassi sa che comunque rimangono sempre un po' pesanti. Invece questa è davvero ottima, quindi per chi ha il problema dei capelli grassi vi consiglio di provarla. Poi io l'ho trovata in offerta al Risparmio Casa e 2,49 euro mi sembra, una cosa del genere, e vi consiglio di provarlo perché è davvero favoloso. Io me ne sono innamorata, infatti lo comprerò appena finisce, ne comprerò sicuramente un altro, troppo troppo buono. Poi invece per il viso ho messo queste che sono della Nuance, le salviette struccanti con acqua di frutta e complesso idratante, sono con ingredienti al 98% di origine naturale, quindi sono senza parabeni, senza PEG, senza SLS e senza donatori di formaldeide, quindi sono davvero ottime per chi ama i prodotti bio. In più sono delicate sul viso, non vanno a irritare la pelle, non sono aggressive sugli occhi, non pizzicano, anzi danno una sensazione di freschezza e hanno anche un gradevole profumo. Pagate sempre pochissimo al Todis, non mi ricordo quanto, ma davvero poco, e vi consiglio di provarle se le trovate, sono davvero molto molto buone. Poi per quanto riguarda il make up, anche se come vedete mi sto truccando poco e niente perché fa troppo caldo, e per evitare di mettere sempre gli stessi prodotti che ho messo anche il mese scorso, e quindi la tinta per le sopracciglia della NYX, che quella è la mia preferita, resterà la mia preferita per sempre, ho cercato di mettere altri prodottini, anche il rossetto della MU è sempre lo stesso, sì, della MULAC è sempre lo stesso, amo quello, lo sto usando finché non finirà, quindi era però inutile metterli. Quindi adesso vi voglio far vedere questa cipria della NYX, che è la cipria quella banana, penso che sia l'imitazione di quella che si trova in America, e è davvero molto buona perché aiuta la pelle a avere un effetto matte, anche se io oggi non l'ho messa, dico la verità, però quando magari la sera esco che mi trucco un pochino la applico solo la cipria, e aiuta la pelle a non avere l'effetto lucido, e è molto leggera sulla pelle, però è davvero fantastica appunto anche per l'estate. Penso che sarà favolosa anche sopra il fondotinta, ancora non l'ho provata perché non lo uso fortunatamente per ora, però deve essere favolosa anche sopra il fondo. E quindi volevo parlarvi appunto di questa cipria perché poi costa anche pochissimo. E poi sempre della NYX ho messo questo illuminante che porto anche oggi perché è davvero molto molto delicato, quindi lo trovo adatto anche per il giorno e per l'estate, per chi, per quando, ecco, io oggi ho un po' di blush e un po' di illuminante e il rossetto e il mascara, quindi la trovo davvero perfetta per questo periodo, anche per i trucchi da giorno, perché è davvero molto delicata, non è quell'illuminante troppo appariscente. Chromatic, e è la colorazione la 04 Snow Rose, eccola qua, e ha appunto un effetto cromato perché va dal bianco alla rosa, bellissima veramente. Ultimo prodotto preferito del periodo è questo mascara dell'Essence, che è il Get Big Lashes, che è un mascara waterproof, e quindi lo utilizzo magari quando vado al mare, giusto per dare un po' di colorito alle ciglia, perché le mie sono proprio inesistenti, sfigatissime, e oggi però non lo porto, quello della Kiko. Quando vado al mare lo utilizzo perché appunto è impercettibile, divide le ciglia, le allunga e dà un effetto naturale alle ciglia, è waterproof e quindi si può utilizzare tranquillamente anche al mare, quindi è davvero molto buono. E poi costa pochissimo, 2,50 euro della Essence, quindi non potevo non metterlo. Quindi questi erano i miei prodotti preferiti del periodo. Come al solito ringrazio di cuore Mary e Sara per questa collaborazione, ringrazio di cuore tutte le ragazze che partecipano, mi raccomando andate a vedere i video anche di loro perché si scoprono sempre prodotti nuovi che non conoscevamo e che magari possiamo provare anche noi. Io vi mando un bacione grande e come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao!